Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quinty Channel. Lo so, è tardi, non è orario di video, è un video inaspettato ragazzi, perché sto per comunicarvi una notizia veramente inaspettata. Non so se è una notizia positiva o negativa. Esattamente meno di un'ora fa la Rockstar Games sui vari social, sul suo sito, ha pubblicato ragazzi delle novità riguardo Red Dead Redemption 2. Mi dispiace dirlo a tutti voi ragazzi, purtroppo, ma in modo aspettato la Rockstar Games ha rinviato ufficialmente la data di uscita di Red Dead Redemption 2. Per chi ancora non lo sapesse, ma ormai lo sanno tutti, nell'autunno 2016, ovvero l'autunno scorso, la Rockstar Games annunciò ufficialmente Red Dead Redemption 2 con due immagini che lo rappresentavano e con un trailer ufficiale che tra l'altro pubblicai sul canale e che tra l'altro analizzai insieme a voi sul canale. Ebbene, dopo tutti questi mesi che sono passati, la Rockstar Games non ha mai più dato notizia riguardo Red Dead Redemption. Non ha mai più pubblicato nulla, né un'immagine, niente di niente ragazzi. E a distanza di mesi, oggi proprio ragazzi, ripeto, meno di un'ora fa la Rockstar Games ha annunciato che Red Dead Redemption è stato rinviato al 2018. In particolare ragazzi, Red Dead Redemption 2 lo potremo avere in primavera del 2018. Quindi in poche parole ragazzi, Red Dead Redemption che ci aspettavamo nell'autunno 2017, quindi dopo l'estate, purtroppo è stato rinviata alla primavera 2018. Ma come detto prima, non è una notizia inaspettata. Tutti ormai ci aspettavamo una notizia del genere, una notizia di rinvio, in quanto come detto la Rockstar Games non ha più pubblicato nulla, non ci ha dato più nessuna notizia riguardo Red Dead. Comunque da oggi la Rockstar Games inizierà a pubblicare qualche novità riguardo questo gioco, quindi ha detto che in estate inizieranno ad uscire nuovi artwork, nuovi screenshot ufficiali, meglio dire, e soprattutto penso anche qualche altro trailer ce lo rilascerà, un po' come è successo con GTA 5 ragazzi, perché per chi ha aspettato veramente GTA 5 per old gen sapeva benissimo, cioè io per esempio andavo sempre sul sito Rockstar per controllare in caso uscisse qualche nuovo artwork eccetera, qualche nuovo screenshot riguardo GTA 5, quindi succederà la stessa cosa con Red Dead. Per chi ancora ha dubbi, Red Dead Redemption quindi uscirà in primavera 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. E ragazzi, la Rockstar Games si scusa con tutti voi, con i fan diciamo, per questo rinvio, ma dice che con questo gioco finalmente si è creato un mondo proprio adatto per la next gen. Che cosa voglio dire? GTA 5 per esempio uscì per la prima volta su old gen, quindi diciamo che la grafica, la dimensione della mappa eccetera erano stati creati per una old gen, meglio dire per una PlayStation 3, per una Xbox 360, mentre invece Red Dead Redemption 2 è il primo gioco ragazzi che la Rockstar Games crea da zero completamente per le nuove generazioni. Quindi ragazzi, troveremo qualcosa di completamente diverso rispetto a GTA 5, grafica migliorata, magari la mappa ancora più grande di quella che abbiamo in GTA 5, perché ripeto, Red Dead Redemption è stato creato apposta per next gen, non come GTA 5 che poi è stato rimasterizzato su next gen. Quindi ci troveremo davanti ragazzi un mondo completamente nuovo. Inoltre oggi la Rockstar Games ha rilasciato anche nuovi screenshot ufficiali riguardo Red Dead e andiamoli a vedere insieme. Abbiamo già questo qui ragazzi, che mostra quattro cowboy sui loro cavalli, una luna piena, un cielo veramente fatto benissimo, guardate la costellazione ragazzi, guardate tutte queste stelle che in GTA 5 troviamo alla perfezione, ma non così ragazzi, guardate che cura grafica abbiamo. Ecco,
il discorso di prima, è il primo mondo che la Rockstar Games crea proprio da zero su next gen, quindi veramente una figata assurda. Nella seconda immagine potremo trovare, ragazzi, questo fantastico cowboy che non so se si tratta di John Marston, ragazzi, per chi non lo sapesse John Marston è il protagonista di Red Dead 1 e per chi si stesse chiedendo, diciamo, come fa a starci John Marston in Red Dead 2, può darsi che Red Dead 2 sia un prequel, almeno secondo i rumors si stia parlando di un prequel rispetto a quello che abbiamo già sulle console di vecchia generazione. Poi guardate questa immagine, ragazzi, nella foresta, cioè GTA 5, per esempio in GTA 5 abbiamo un bosco, ragazzi, verso per esempio Paleto Bay eccetera, abbiamo dei boschi, possiamo dire, ma comparate la grafica di Red Dead 2 con quella di GTA 5. Nonostante sono tutte e due su next gen, ragazzi, questo è proprio quello che dice la Rockstar, perché la Rockstar Games sta creando un mondo completamente nuovo, completamente per le nuove generazioni. Quindi diciamo che si è scusata con noi per questo rinvio, ma in un certo senso, ragazzi, questo rinvio per loro serve, in quanto possiamo dire che più tempo passa, più perfezioneranno il gioco. Adesso voi mi starete a dire: ma perché lo annunci tanto tempo prima se poi sei sicura che devi rinviarlo? Ragazzi, queste sono strategie di marketing per fare pubblicità, per iniziare ad attirare gente di questo nuovo prodotto che uscirà. Cioè, la Rockstar Games magari nell'autunno precedente già sapeva che doveva rinviarlo, però ovviamente non dice nulla riguardo ciò, perché deve attirare ovviamente i vari giocatori. Sono strategie di marketing. Nell'altra immagine invece abbiamo la carrozza, classico Red Dead. Guardate il paesaggio, ragazzi, di fondo con le montagne. Guardate che figata assurda, i dettagli dell'erba qui, veramente una figata assurda. Abbiamo quest'altra immagine che ci mostra un treno. I treni, ragazzi, sono una figata assurda. Anche in Red Dead 1 avevamo il treno nella quale potevamo entrare eccetera, viaggiare per tutta la mappa. Guardate i dettagli, ragazzi, e vi ricordo che uscirà tra un anno, quindi immaginate quanto ancora migliorerà la grafica tra un anno. Quest'altra immagine, guardate qui, questo, ragazzi, non vi so dire se si tratta di John Marston. Qua abbiamo una classica città west, guardate che figata col cavallo, i dettagli, ragazzi, anche delle impronte a terra, veramente una figata assurda. L'illuminazione sembra ben precisa, in fondo possiamo trovare una scritta con doctor, quindi sarebbe un dottore. Ora non so se potremmo utilizzare questi edifici per poterci curare eccetera, sicuramente ci saranno giochi, attività secondarie eccetera, quindi un casino di roba. Poi abbiamo, ragazzi, quest'altra immagine che ci mostrano due pistole veramente fighissime, ragazzi, guardate che figata di pistole abbiamo qui, i dettagli, ragazzi, di queste pistole, guardate quanto sono ben curate. Abbiamo poi questi anelli sulle mani, veramente, ragazzi, una figata assurda. Il fumo della pistola, guardate quanto è curato, ragazzi, quanto sono curati i minimi dettagli. E niente, ragazzi, questa era l'ultima immagine, queste sono tutte le novità. Ho voluto fare questo video stasera, l'ho voluto pubblicare stasera perché, ragazzi, è una notizia proprio che vale la pena di pubblicarla la sera tardi, poi magari se state dormendo eccetera potete tranquillamente guardarlo domani mattina. Comunque niente, se ci saranno altre novità su Red Dead 2 ve lo farò sapere ovviamente sul canale. Continuate a seguirmi per altre informazioni eccetera. Niente, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, e ciao a tutti.